Allora, vediamo un po'. Se io aggiungo Di Maio, no, tolgo Di Maio, poi prometto Di Battista, mi schiero con Leu, però dico a Franceschini di stare all'occhio, niente, poi perdono le elezioni. Ah, Renzi, mettici dentro anche Renzi, niente, perdono le elezioni comunque. Comunque quando perdono le elezioni a sinistra, attaccano su, come è accaduto di recente in Umbria, attaccano subito la litania. Il popolo non ha capito, il popolo è vittima della propaganda, il popolo è ignorante, siamo un paese di analfabeti funzionali, di razzisti, siamo fascisti per natura e così via. Ovviamente se 3 mesi dopo vincono loro, tutto il contrario, siamo un popolo rinato, meraviglioso e così via. Ma secondo me tutto quello che un uomo di sinistra dovrebbe fare è mettersi davanti allo specchio e farsi alcune domande. Perché in una città come Milano, che produce, prendo voti soltanto nella zona C? Perché l'operaio vota Lega Nord e Lega, anzi, e l'alta finanza vota per me? Perché la pancia del paese, espressione su cui dobbiamo ritornare assolutamente, mi ignora? Ecco, noi una risposta ce l'abbiamo, però parliamo un secondo dell'espressione pancia del paese. Questa espressione rispecchia alla perfezione quello che la sinistra pensa della plebe, del popolo, la plebaglia. Infatti nella pancia sappiamo benissimo cosa ci sta. Quindi loro considerano la plebe la pancia del paese, cioè assimilabile, paragonabile a ciò che sta dentro la pancia. Va bene, la risposta che proponiamo è questa. La sinistra dal 1989, data ovviamente indicativa, ha smesso di occuparsi di lavoro per dedicarsi alle battaglie del politicamente corretto, che sono spesso ridicole, comunque in ogni caso marginali, anche quando sono giuste. Eppure, mai come adesso, servirebbe un vero partito di sinistra che avrebbe la funzione, importante, molto importante, di porre qualche stimolo e anche qualche freno al capitalismo di rapina che ha preso il posto del libero mercato, ammesso e non concesso che il libero mercato sia mai esistito. Questo farebbe bene a tutti, ovviamente anche alla destra italiana, che tende a replicare esattamente i difetti della sinistra e in più ha mostrato una povertà culturale davvero deprimente. Un conto è ottenere il consenso, un altro conto è poi mantenerlo e creare una classe dirigente. Missione fallita del vecchio centrodestra, ma anche il nuovo sembra indirizzato sugli stessi binari. Tutto ruota intorno al problema del lavoro, il reddito, l'occupazione, qui siamo nell'ovvio, ma anche l'immigrazione, le pensioni e perfino il funzionamento del libero mercato di cui abbiamo parlato poco fa. Invece niente da fare. In questo campo la sinistra ha solo una cosa da proporre: tasse e assistenzialismo. Proprio come il Movimento 5 Stelle che si rivela nei fatti l'alleato perfetto. Perdono e poi si lamentano, non con se stessi, rappresentanti del nulla come il PD o rappresentanti o Machiavelli di serie C interessati al potere per il potere come Renzi. Ecco, se la prendono, non se la prendono con se stessi, ma se la prendono con gli elettori, con la pancia del paese. Comunque i conti non tornano anche se aggiungi Renzi, che comunque il 5%, il 7% del 5 Stelle.